Buon pomeriggio a tutti, 15:30, un orario un po' inconsueto, ma come sapete durante la settimana faccio un po' i salti mortali per riuscire a capire quando posso essere in diretta Facebook, ma l'importante è esserci. Tanto come sapete, oltre alla diretta, per la quale naturalmente vi chiedo di pigiare sulla freccetta condividi in modo tale da poter allargare quanto più possibile la audience di questi collegamenti, sapete bene che anche se non riuscite a seguirmi proprio in diretta, non c'è problema. Il video della diretta resta sul canale YouTube, sul sito ivanscalfarotto.it e naturalmente sulla pagina Facebook dalla quale mi state guardando in questo momento. Come vedete dalla mobilia, sono rientrato a Roma ieri sera, resterò appunto a Roma per i lavori parlamentari, anche se di questo parleremo bene durante la diretta, fino a venerdì probabilmente. Vi ricordo che domenica c'è la manifestazione in piazza qui a Roma, alla quale siete naturalmente tutti invitati. Io penso che sia molto importante esserci. Come dico sempre, questa è una fase della storia del nostro paese nella quale la politica non va soltanto delegata a chi sta nelle istituzioni come me, ma dobbiamo riappropriarci del nostro impegno politico per far fronte al disastro non solo politico, ma anche costituzionale che abbiamo di fronte. Tra le altre cose, segnalo che oggi alle 17 io sarò in aula e interverrò, parleremo della mozione che il Partito Democratico ha presentato sulla questione di Orbán. Vi ricordate che l'Ungheria è finita sotto, tra virgolette, processo da parte del Parlamento europeo che ha stabilito che si apra una procedura per violazione di quelli che sono i valori fondamentali dell'Unione. Sapete che il Movimento 5 Stelle ha votato a favore nel Parlamento europeo di questa procedura, mentre la Lega ha votato contro, e quindi il voto del governo italiano sarà determinante perché diciamo, siamo nella fase preliminare nella quale serviranno i 4/5 dei voti del Consiglio, quindi non è la fase delle sanzioni nella quale è richiesta l'unanimità, per cui il voto dell'Italia potrebbe fare scattare o meno i 4/5 richiesti per aprire un'istruttoria vera e propria, e quindi chiederemo a Conte che cosa vuole fare, anzi gli chiederemo di impegnarsi a proseguire nella direzione che il Parlamento europeo ha tracciato. Comunque, come al solito, quando intervengo in aula farò in modo che il video sia disponibile quanto prima, come al solito, sulla pagina Facebook e sul sito ivanscalfarotto.it e su YouTube, quindi restate, diciamo, sintonizzati perché stasera verrà fuori qualcosa. Detto questo, facciamo la solita carrellata dei fatti del giorno. Sapete che il Consiglio dei Ministri ha finalmente partorito il decreto che Salvini aveva promesso, anzi, a dire la verità, Salvini ne aveva promessi due, uno sull'immigrazione, uno sulla sicurezza. E la cosa da notare immediatamente è che invece il decreto ne è venuto fuori uno soltanto, quindi hanno messo insieme immigrazione e sicurezza. Già un capolavoro politico perché evidentemente dare un segnale al paese che immigrazione e sicurezza sono due temi strettamente connessi e che quindi c'è assenza di sicurezza, una percezione di minor sicurezza a causa dell'immigrazione, è chiaramente già un messaggio politico. Se poi si riesce a utilizzare il Presidente del Consiglio come fosse un uomo sandwich, una di quelle, sapete, ragazze che girano sui ring del pugilato con l'indicazione del numero del round del pugilato, ecco, se si riesce a utilizzare il Presidente del Consiglio per fargli prendere un cartello sul quale c'è scritto Decreto Salvini, evidentemente tutto questo riesce molto meglio per Salvini, molto meno bene per il povero Presidente del Consiglio, che tra l'altro doveva essere l'avvocato degli italiani, e quindi da avvocato avrà notato, e questa è una delle ragioni del ritardo con cui questo decreto è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, che questo decreto presenta numerosi profili di incostituzionalità perché prevede tutta una serie di questioni che osserveremo man mano poi quando il decreto sarà eventualmente firmato dal Presidente della Repubblica, entreremo nel merito, ma ci sono tutta una serie di questioni che toccano garanzie riconosciute dalla Costituzione a tutti e non risolvono i problemi. Noi lo diciamo dall'alto di anni di governo durante i quali abbiamo aumentato i fondi per le forze dell'ordine, abbiamo diminuito il numero dei reati, abbiamo diminuito il numero degli sbarchi, abbiamo diminuito il numero dei morti nel Mediterraneo. Per cui queste sono le risposte che io penso il governo dovrebbe dare. In realtà si sono trovati degli slogan e delle soluzioni ad alto impatto mediatico, ma che lasciano aperti molti punti interrogativi. Ma di questo parleremo al momento giusto, quando appunto il decreto sarà stato firmato da Mattarella, dal presidente Mattarella, e arriverà in aula. Quello che mi preme dire
è che davanti a un decreto che viene approvato dal Consiglio dei Ministri, ce n'è uno che invece non si vede e che dovevamo avere già da molti, molti giorni. Parlo del decreto su Genova. Sapete che ancora non è stato nominato il commissario, oggi è il 25 di settembre. E tutto quello che doveva succedere in poche ore o in pochi giorni non è ancora successo, quindi niente commissario, non sappiamo ancora chi farà il ponte, se il ponte si farà con un bando, senza bando, se lo farà Fincantieri oppure no, se Fincantieri ha le competenze per farlo oppure no, se le regole sugli appalti e sugli aiuti di Stato, quelle europee, saranno violate oppure no. Insomma, c'è una confusione enorme con il sindaco di Genova e il presidente della regione Liguria che sono su tutte le furie perché nulla si muove e il governo che è immobile, tant'è che Salvini ha dovuto dire che il suo decreto arriverà al Quirinale un'ora dopo di quello di Genova perché si capisce che questo immobilismo su Genova sta veramente creando numerosi problemi, soprattutto alle persone che vivono nel capoluogo Ligure e nelle zone circostanti che stanno vivendo momenti di grande difficoltà e davanti alle promesse che vi ricordate tutti. Abbiamo sentito di soluzioni immediate, di bacchette magiche, le solite bacchette magiche del Movimento 5 Stelle. Il nostro caro ministro Toninelli, o come qualcuno lo chiama, Toni Nulla, non è riuscito ancora a far nulla, appunto, e quindi siamo assolutamente fermi. Ad essere fermi, tuttavia, purtroppo non sono soltanto i nostri amici membri del governo, ma anche noi parlamentari. Siamo, oggi qualche articolo lo riporta sui giornali, in una situazione un po' di stallo. Per darvi un'idea, oggi è martedì, siamo a questo punto alle 15:37, io sono a casa perché non c'è aula, non ci sarà aula fino alle ore 17 quando discuteremo delle mozioni, domani ci saranno commissioni, ma sostanzialmente l'aula è ferma. L'aula è ferma perché il governo non produce, produce. Ha prodotto 5 decreti legge, uno sul Tribunale di Bari, uno sul riordino dei ministeri, quello per creare il famoso Ministero dell'Agriturismo, uno sulle motovedette alla Libia, poi il famoso decreto disoccupazione e poi il decreto quello sui vaccini e sulle periferie, il milleproroghe. Questo è successo in tutto dal 1° di giugno, quando il governo si è insediato. Non ci sono stati ancora disegni di legge parlamentari che sono stati portati all'attenzione delle aule. Siamo sostanzialmente immobili. Questo non soltanto perché, come ha scritto qualcuno, il Movimento 5 Stelle, la Lega hanno in uggia, in antipatia, le istituzioni democratiche, il Parlamento in particolare, ma la verità è che il Parlamento, è fermo perché la maggioranza non sa cosa fare. La maggioranza dovrebbe individuare quelli che sono i disegni di legge parlamentari considerati, diciamo più urgenti, più impellenti e portarle all'attenzione delle commissioni dell'Aula, cosa che invece non sta succedendo, forse perché non c'è accordo all'interno della maggioranza su quali siano questi disegni di legge più importante. Lo stesso disaccordo che vediamo nelle discussioni sulla manovra economica o sui decreti, di cui abbiamo parlato, ma ricordate per esempio il decreto disoccupazione o cosiddetto dignità, anche lì ci misero tantissimo a partorirlo proprio perché secondo me non c'è accordo, cioè manca un accordo politico sulla maggioranza, nella maggioranza. Si trovano d'accordo quando devono occupare la presidenza della RAI, magari andando a discutere con Berlusconi, ma non si trovano d'accordo sul merito delle questioni, su quali siano le priorità per il paese. Questa è una cosa sulla quale secondo me tra Lega e 5 Stelle non c'è accordo. E per questo il Parlamento è fermo. A proposito di manovra economica, dicevamo che poi sarà la madre di tutte le battaglie, si segnalano sempre le uscite del nostro ineffabile Gigi Di Maio, che cento ne pensa e una ne dice e una ne fa. Ieri è uscita con questa cosa orribile, ha detto che chi ha fatto il Jobs Act va considerato un assassino politico, dimostrando una ignoranza istituzionale, ma anche della storia del nostro paese. Se pensate a quanti morti ci sono stati tra le persone che si occupano di diritto del lavoro, che si sono occupate di economia legata al mondo del lavoro, da Tarantelli a D'Antona a Marco Biagi, tantissime persone sono state uccise e quindi parlare di assassini in questo settore, proprio un uomo di Stato dovrebbe proprio evitare, non so come raccomandarglielo. Gigi, silenzio, beh, che è meglio.
E non solo, poi ne ha detta un'altra, ha detto: ma ragazzi, se Macron vuole spendere il 2,8%, vuole fare il deficit del 2,8% sul PIL, se lo possono fare loro, ma facciamolo anche noi. Eh già, no? Perché tanto lui dice: siamo due paesi sovrani, sovrani loro, sovrani noi. Peccato che il debito pubblico francese sia al 96-97% e il nostro al 130-131%. Peccato che la Francia abbia una crescita prevista dell'1,7% e noi facciamo fatica ad arrivare all'1. Peccato che la Francia abbia uno spread intorno a 30 e noi intorno a 220, 230, 250 quando ci va bene. Peccato che i francesi dovevano rispettare per i parametri un deficit del 2,6, quindi dal 2,6 al 2,8 si tratta di una piccola cosa, tra l'altro più che altro una questione contabile. Mentre noi dovremmo fare lo 0,8, per cui arrivare dallo 0,8 al 2,8% sono qualcosa come 35 miliardi in più da trovare e chissà uno dove li trova. Comunque, insomma, diciamo che ha confuso le mele con le pere, ha cercato di confrontare situazioni che non hanno niente a che vedere l'una con l'altra, dimostrando ancora una volta la più assoluta insipienza e la più assoluta incapacità di ricoprire i numerosi ruoli che, ahimè, immeritatamente ricopre. Insomma, questa è la situazione. Questo è il rientro a Roma, come ci ha, diciamo, le cose che ho trovato sul piatto. Ovviamente vi terrò aggiornati sulle cose che succedono. Vi ricordo che oggi interverrò in aula sulla vicenda Orbán, che mi sta moltissimo a cuore perché è un modello molto pericoloso che si sta sviluppando nel cuore dell'Europa e che piace molto in Italia, ma che a me non piace per nulla, e credo che l'Unione Europea abbia fatto bene a prendere dei provvedimenti seri. Vi do appuntamento quindi a domani. Purtroppo, come al solito, non sono in grado di dirvi a che ora perché dipendo poi dalle varie commissioni, commissione esteri della quale faccio parte. Io poi faccio anche parte della Commissione Nazionale di Garanzia del partito che si riunisce domani mattina, ma insomma abbiamo tutta una serie di incastri da fare, ma prometto di trovare questi 15 minuti per potervi parlare e raccontarvi quello che succede a Roma. Nel frattempo vi chiedo sempre per favore di pigiare la freccetta condividi, di farlo con questa diretta o di farlo col video che resta sul sito ivanscalfarotto.it, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube. E mentre arrivano le 15:42, quindi solo 12 minuti, sono stato rapido quest'oggi, passo ad augurarvi un'eccellente serata, a darvi appuntamento a domani e a salutarvi. Ciao!